La Ghia Rugby è un'associazione che nasce, è un'associazione sportiva dilettantistica che nasce da un'associazione di genitori e utilizza il rugby come uno strumento didattico per l'educazione dei propri figli e crea un momento aggregativo nella società algherese. Le vicissitudini che è stata attraversata la Ghia Rugby sono paradossali in questa città, in quanto la Ghia Rugby è dal mese di settembre-ottobre che richiede all'amministrazione l'utilizzo parziale della struttura del campo da rugby. Utilizzo parziale intende, ben chiarito in tutti i protocolli presentati, l'utilizzo di 6 ore settimanali della struttura sportiva destinata al rugby ad Alghero. Queste richieste sono sempre state inevase da parte dell'assessorato, dell'amministrazione in genere. Le richieste più volte inoltrate sono state inizialmente impiegate dall'assessore Angiui con un documento del 3 ottobre dove riteneva doveroso e giusto far fruire ad altri cittadini una struttura della città. A tale impiego da parte dell'assessore è seguito un diniego, un muto diniego, che non si è capito, poi giustificato con uno stato degradato del manto erboso, non so quale altra scusante, un po' arrangiata probabilmente. La situazione è paradossale, perché la richiesta fatta dal Ghia Rugby dell'utilizzo del terreno di gioco è chiaramente specificato nei protocolli, ed è il campo d'allenamento che c'è a fianco, è l'utilizzo degli spogliatoi, pagando i canoni dovuti all'amministrazione o al gestore, come previsto dai regolamenti comunali. Alghero Rugby ha chiesto un utilizzo parziale di questa struttura, 6 ore alla settimana, e più la possibilità di disputare, una volta ogni 15 giorni o quando vengono fissati dalla Federazione Italiana Rugby, i concentramenti di Under 16. Cos'altro dire? Nelle richieste precedenti l'assessore inizialmente ci ha mandato a Fertilia in una palestra, adesso toglie fuori l'ipotesi dell'assegnazione del campo di Sassegada, mai chiesto da nessuno di noi. Ma il campo di Sassegada è una soluzione illogica e non funzionale, perché è periferica alla città, noi facciamo attività prevalentemente con bambini e ragazzini, che la logistica è veramente scarsa, come tutti sappiamo, purtroppo per gli abitanti dell'agro, e non è un campo idoneo al gioco del rugby, tantomeno è omologato. Non ha un tessuto erboso o idoneo all'attività rugbistica, non ha i pali, e questo richiederebbe un dispendio di risorse della collettività, cosa che Alghero Rugby non ha mai chiesto. Alghero Rugby non ha preteso la costruzione di un campo ex novo. Considerando la soluzione che ha proposto o prospettato l'assessore Angiui, molto poco logica e molto irrazionale, perché se consideriamo che ad Alghero ci sono 105 società sportive, l'assessore forse ha previsione di fare 105 strutture sportive. Poi sappiamo che tra il dire e il fare, cioè tra le ipotesi prospettate e i tempi di realizzo, decorrerebbe diverso tempo, il che non sarebbe una soluzione pragmatica e razionale da un punto di vista economico, diciamo una soluzione a chilometri zero, ecocompatibili. Ecco per due motivi: una perché è economica, no? Allenarsi ad Alghero, e l'altra ecologica perché evitiamo di mettere un po' di smog nell'atmosfera tra pellegrinaggi vari. E poi, visto l'escalation di allontanamenti fatti dall'assessore, che prima ci mette a Fertilia, poi ci sposta a Sassegada, presumiamo che la prossima volta ci manderà l'Asinara, così faremo l'isola dei rugbisti lì. Non lo so, mentre qua serve una soluzione concreta, immediata, nel possibile, ed è possibile perché nulla osta all'utilizzo di questa struttura, se non che situazioni, non lo so, contingenti, forse c'è qualche pressione più del dovuto che impedisce all'assessore di mettere in atto ciò che lui stesso ha scritto.
ad Alghero Rugby, mezzo raccomandata, che ha comunicato agli altri fruitori della struttura. La cosa che chiediamo da cittadini è l'intervento del sindaco che intervenga come mediatore in questa situazione e che ponga fine veramente a questa situazione paradossale, già detta, ma sconcertante. Da sportivo colgo l'occasione per fare un grande applauso a Sir Manchia, che ha fatto una grande offerta in questi giorni, dimostrando veramente qual è lo spirito sportivo. Vediamo in televisione campagne del Ministero delle Politiche Sociali, lo sport che unisce e tanti begli slogan, e poi in pratica andiamo a sbattere contro muri di gomma per l'utilizzo di 6 ore alla settimana di una struttura pubblica da altri fruitori della società. Ci diano una risoluzione concreta, pragmatica ed economica allo stesso tempo. Nessuno chiede di costruire uno stadio, si chiede solamente di utilizzare quello che c'è nella città di Alghero. Non si chiedono usi esclusivi ed escludenti allo stesso tempo.